Bentornati amici di Game Legends, qui è Xenom e qui è Naki. Allora, seconda giornata della Gamescom e giornata di nuovo ricca di notizie. Allora, con quale vogliamo iniziare? Iniziamo con subito la dichiarazione di Aaron Greenberg, uno dei boss, diciamo, della divisione gaming di Xbox e di Microsoft. Allora, cosa ha detto di importante? Ha parlato di Scorpio, un nuovo progetto di Microsoft e della divisione Xbox. Ha detto una parola molto importante: con Scorpio, secondo lui, la generazione di console finirà. Quindi il futuro dei videogiochi dovrà andare da qualche altra parte. Quindi penso che il futuro PC per la Microsoft è quasi certo. Windows 10. E non solo, ha dichiarato nuovamente, dopo tanto tempo, l'ha fatto Major Nelson 2 anni fa con scarsi risultati, ha dichiarato guerra nuovamente a Sony e PlayStation 4, affermando come grazie a questa nuova console il divario sarà così ampio che vinceranno tranquillamente qualsiasi gara di vendite. Vedremo, io ho i miei dubbi da boxare, ho i miei dubbi. Poi, che altro è stato detto di bello? Sempre in ambito Microsoft, Scalebound. Allora, di cui potete trovare anche un video sulla nostra pagina Facebook, del nostro tizio, direttamente da Polonia. Inizialmente era stato detto che non potevano essere comandati i draghi, e invece, con grande sorpresa e per fortuna, perché penso sia il sogno di tutti, sì, si potrà comandare il drago e si potrà anche personalizzare. Quindi, bellissima, una cosa stupenda, questo Scalebound si promette davvero molto bene. E appunto, se volete sentire le opinioni, il parere del nostro tizio a caldo che l'ha provato, basta che andate sulla nostra pagina Facebook e tra i video trovate tutte le varie anteprime. Poi, continua la telenovela Metal Gear Survive alla Gamescom di Colonia. Konami, dopo aver ricevuto una valanga di insulti e critiche su tutti i profili social possibili e immaginabili, stamattina attraverso uno dei suoi delegati a livello mediatico ha affermato che secondo loro c'è una mancanza di mente aperta nel mondo della community videoludica, perché queste offese non dovrebbero sussistere. Sono anch'io d'accordo sull'offendere a priori un gioco, però è Metal Gear coi zombie, senza Kojima. È brutto, è proprio brutto, quindi lo dico anche che è brutto. Quindi, beh, vedremo in futuro, ma è veramente brutto per ora. Poi, che altro è successo? Parliamo di Nintendo. Allora, il poco parlato, chiacchierato Paper Mario Color Splash per Wii U. Nintendo ce l'ha voluto mostrare in una maniera differente, non con un video gameplay, ma con un video in cui i protagonisti sono i piccoli Todd, cioè la squadra di salvataggio, chiamata proprio squadra di salvataggio, che ricorda il video, ricorda molto una serie animata tipo il Power Ranger anni 80, vedete il video perché veramente è stupendo, fa ridere tantissimo, e al posto di appunto di vedere un video gameplay, vedete questo, è una piccola serie che Nintendo ci vuole mostrare proprio per promuovere il gioco. Poi, qualche altra notizia flash, iniziamo con Gears of War 4, è stata rivelata la durata della campagna single player o cooperativa, dovrebbe essere in circa di 10 ore, la difficoltà più facile, poi sicuramente con quella folle arriverà almeno a 15 ore. Poi, stamattina la Blizzard ha rivelato i nuovi aggiornamenti, o meglio, i nuovi nerf e cambiamenti che verranno fatti nel roster eroi di Overwatch. Qualche piccolo spoiler, Genji verrà... Quando è il cambio? Genji, perché c'è Marva. C'è Genji che verrà finalmente nerfato, più tante altre cose come Zegnatta e compagnia bella, ma vi rimando a GameLegends.it e alla pagina Facebook per nuovi dettagli. Poi, così come ieri era stato annunciato un nuovo vecchio personaggio per Tekken 7, troviamo un nuovo vecchio personaggio in Street Fighter 5, Urien, che è preso da Street Fighter 3, mi sembra, o 2, uno dei due, e quindi troveremo questo nuovo personaggio che verrà introdotto nell'aggiornamento di settembre, insieme a tutti i costumi dei vari personaggi. E in conclusione, Ubisoft, visto che non abbiamo parlato ancora di realtà virtuale, ha annunciato questa mattina tutte le date di uscita dei suoi franchise videoludici inerenti alla realtà virtuale, come ad esempio Eagle Flight, Star Trek e anche una chicca inerente a Trackmania Turbo. Ultima notizia che riguarda più il mondo hardware che videogiochi, ma diciamo che ci interessa anche a noi, è il light tracking di Tobii in collaborazione con MSI. Anche di qui, di questo nuovo apparecchio, diciamo, potete trovare il video sulla nostra pagina Facebook, sempre anteprima fatta dal nostro tizio, ed è un dispositivo davvero interessante perché, così come ci racconta il nostro inviato da Colonia, potrà seguire i nostri occhi e noi spostando lo sguardo, un po' come i visori VR, diciamo, ma in realtà non è realtà virtuale, non è la realtà aumentata. Avremo uno schermo fisso, lo schermo del computer, ma muovendo gli occhi questo sensore capterà il nostro movimento e quindi sposterà anche la visuale nello schermo. Potrà essere utilizzato al momento in Deus Ex e mi sembra Assassin's Creed, okay. Comunque
Trovate sì, tutto Assassin's Creed è stato confermato anche per quel tiro al nostro tizio. Ok, e direi con questo è tutto. Il primo recap della mattina è stato fatto. Quindi ci rivediamo questo pomeriggio tardo sera. Un saluto da me, Naki. Xenom. Volevo dire che mi raccomando, per qualsiasi notizia basta che cercate l'hashtag GC Legends e potete trovare tutti i video, immagini e notizie relative alla Gamescom 2016. Ciao ciao. Ciao a tutti. Bella.